Credo che dopo la lectio magistralis che ci ha fornito la collega Assessora Ferrari è difficile intervenire, perché non sappiamo se siamo stati frullati o se siamo stati frullino. Ecco, e questo ci mette anche, come dire, in discussione, no? Cioè, nel senso che ognuno di noi... Peraltro, voglio ricordare che c'è un documento del 2006, collega Civico, che si sta parlando, presentato dall'allora assessore Berasi, no? Che sta parlando della promozione delle pari opportunità, ben diversi orientamenti sessuali e ciucciala e cicciala. E allora, a fronte di questo, credo che forse ai trentini, se dal 2006 si parla di queste, si chiamano in termine tecnico, pippate linguistiche, voglio dire, credo che ai trentini non interessi, perché dal 2006, se si discutono di queste cose, probabilmente all'assessore Gil Mozzi interessano cose più concrete. Mi piacerebbe che quella certa platea che solo su questa discussione, ma no, ma lo dico in modo inclusivo, perché so che lei è un concreto, no? Perché ci sono i concreti e i concretini, voglio dire, sono quelli più concreti e quelli meno concreti. E allora lei so che fa parte della prima parte, no? E allora vorremmo confrontarci su temi specifici, augurandoci peraltro che la platea che ricompare esattamente quando parliamo solo di questo, ci fosse anche quando ci sono i disoccupati, i precari sbattuti fuori dalla porta, le situazioni di disagio di artigiani che si suicidano, di mamme che sono che si incatenano perché non hanno il posto per i loro figli, eccetera, eccetera, eccetera. Invece l'interesse è solo, come dire, una bandiera di questo genere, e a fronte di questo, a fronte del fatto che sia dal 2006 che ce la stiamo raccontando e che si sta naturalmente enfatizzando un tema e un problema che non esiste, perché peraltro, come dice il collega Bezzi, no, ci sono soluzioni molto più avanzate, no? Che vuol dire anche... Ecco, perché è tutto un cantiere, ma a fronte di questo credo che le problematicità siano reali, e se un sindaco, cara assessora, di Novaledo si allarma e porta ai suoi cittadini delle problematiche, delle tematiche, senza affermare il falso, credo che ci sia stata cattiva comunicazione, cattiva interazione, voglio dire, tra chi dal punto di vista provinciale gestisce la problematica e chi sul territorio poi la interpreta anche dal punto di vista amministrativo. Allora credo che questi temi, questi ragionamenti, queste problematicità abbiano, come dire, un fondamento prettamente ideologico. Sappiamo che è volutamente portata avanti da 1/2 consiglieri, perché dietro ha chiesto 4 voti da ciaparse. Poi ci saranno le scuole musicali, poi ci saranno, cioè, le nicchie che portano 100 voti, 36 voti, 47 voti, 52 voti, 64 voti, 42, bene, fa la somma, il disdegno è eletto anche la prossima volta. Questo è il cancro della politica, perché il vero tumore della politica, no, è pensare che ci siano amministratori che non pensano al Trentino dei prossimi 50 anni, ma a quel delle prossime elezioni, e allora lavorino per nicchie, e per nicchie naturalmente diventano perniciose e portano danni irreparabili. Sì, poi non capisco quanti minuti ci sono nella dichiarazione di voto. 3, li ho sempre dati anche qualcosa di più. No, avevo capito 5, perciò chiedo scusa. Grazie, perciò, la ringrazio. Poi andremo avanti più avanti, chiedo scusa. Ma so che lei è molto attento ai tempi. Grazie. Consigliere Simoni, dichiarazione di voto.